amici di Onda Libera, siamo a Pesaro, presso l'Istituto Alberghiero, dove continua il percorso legato a cibo e legalità. E siamo con Peppe Pagano. Peppe Pagano viene da Casal di Principe, per cui è il centro, diciamo, dello sviluppo della camorra, diciamo, della nuova camorra organizzata. Oggi dell'economia sociale. Oggi dell'economia sociale. E ha fatto un ottimo intervento dove ha parlato del recupero dei beni confiscati alla camorra. La prima domanda che ti vogliamo fare è questo. Chiaramente vieni dal luogo della Terra dei Fuochi. Allora, dacci delle notizie precise, perché dietro la Terra dei Fuochi penso che girino delle notizie anche un po' troppo esagerate, che stanno affossando l'economia della zona. Ecco, ci puoi spiegare esattamente come stanno le cose? Le cose ce l'ha spiegato anche ieri il direttore del COP Adriatica. I prodotti campani nelle COP, ma anche in altri prodotti, sono tra i più controllati al mondo. Attualmente sono i più sicuri al mondo. Abbiamo un 5% del territorio inquinato che rischia di uccidere il 95% di territorio assolutamente incontaminato. Che cosa bisogna fare? Rafforzare la tracciabilità, rafforzare i controlli, evitare che su quei terreni inquinati si possa fare food e lì eventualmente dare un'opportunità ai contadini facendo no food, quindi vivaistica, fioristica, canapa per la carta, canapa per la stoffa, questi stessi prodotti tipo la canapa o eventualmente la riforestazione con i pioppi sono dei disinquinanti naturali, perché queste piante si cibano di metalli pesanti. Abbiamo l'utilizzo di questi prodotti, la canapa per il bioetanolo, la canapa per la carta, la canapa per la stoffa. Quei territori hanno una cultura di no food, perché la canapa nella tradizione dei nostri territori, della provincia di Caserta e la provincia di Napoli, veniva usata per spezzare le culture, cioè ovviamente arricchiva il terreno per preparare il terreno. Quindi ci troviamo in una situazione ottimale. C'è bisogno più che investire esplicitamente nei terreni confiscati o nella legalità, nella cultura dell'interesse generale. Se si vuole sconfiggere la camorra, la si sconfigge a scuola, con l'istruzione, con la conoscenza e con le opportunità che si può dare ai ragazzi. Ecco, da come ci hai detto nel tuo intervento, insomma, il tuo è stato un percorso che è nato diciamo, nella vita reale, diciamo, per cui hai acquisito una tua cultura con la quale stai combattendo questa mentalità che ha permesso il diffondersi della mafia, della camorra, eccetera. Ecco, il tuo percorso è iniziato con associazioni per l'inserimento dei disabili mentali. Ecco, poi si è sviluppato, ci puoi raccontare questo tuo percorso sinteticamente? Allora, è iniziato con un'associazione di volontariato legata alla parrocchia, poi abbiamo fatto una cooperativa sociale, grazie all'esperienza triestina che con Basaglia aveva chiuso il manicomio, fatta la famosa legge 180, da lì siamo partiti per costruire, prima che dei percorsi riabilitativi, dei percorsi di comunità, dove le comunità erano pronte ad accogliere e non semplicemente ad escludere le persone che rimanevano indietro per difficoltà. Non si sceglie di stare male, invece si sceglie di essere camorristi. Attorno a questa riflessione abbiamo cercato che invece di cambiare il mondo era opportuno cambiare noi stessi e da lì partire. Ci puoi parlare di questa iniziativa che avete intrapreso non senza difficoltà, ma che sta avendo successo, cioè questo ristorante? NCO nasce dall'idea che non solo i camorristi si potevano mettere insieme attraverso la NCO, che è la nuova camorra organizzata, ma creare un sistema di persone per bene che si mettono insieme per salvare che cosa? La cultura del nostro territorio, quindi la cucina che si prende cura del territorio, che sposa l'idea di difendere i contadini, sposa l'idea di difendere le tradizioni della propria terra. E quindi da NCO ci aspettiamo un franchising che si possa esportare, quindi non esportiamo camorra ma esportiamo buona cucina, cultura alimentare e soprattutto cultura delle tradizioni del nostro paese. Viva il Made in Italy! Però in questo caso l'acronimo non è Nuova Camorra Organizzata ma Nuova Cucina Organizzata. Un messaggio per i giovani. Purtroppo viviamo in epoche difficilissime sia dal punto di vista storico che politico, eccetera. Un messaggio per i giovani per uscire da questa palude, diciamo.
La palude è fatta di ignoranza, di non conoscenza. Oggi viviamo una crisi che tutti definiscono epocale, eppure una crisi indotta da un'economia speculativa e non da un'economia reale, che sta uccidendo il nostro paese ma tanti paesi nel mondo. Se noi pensiamo semplicemente che negli anni siamo passati dal 30% delle persone che possedevano la ricchezza del 70% del paese, oggi siamo al 10% delle persone che possiedono il 90% della ricchezza del paese. Quindi in realtà abbiamo esportato povertà, e attorno a questo processo, se non lo si blocca, se non si costituisce un interesse generale, una cultura che poi riporti all'equità, alla solidarietà il centro di un benessere, non se ne esce. Come ne si può uscire? Con l'istruzione, con la conoscenza, perché se non conosci non puoi trovare le soluzioni, se conosci immagini e studi le soluzioni. Grazie mille e complimenti per l'attività.